Strano ma vero, siamo su Ponte degli Angeli e ci sono i fiori. I fiori bianco-rossi con i colori di Vicenza sono tornati. Sindaco, una bella giornata per i vicentini. Una bella giornata, un simbolo di rinascita dopo un atto vandalico vergognoso e un ringraziamento perché è stata una sorpresa anche per me. Questa mattina ho scoperto il posizionamento da parte dei ragazzi e delle ragazze di Idea Vicenza, della nostra lista civica, che si sono autotassati e hanno comprato e fatto piantare questi fiori. Chi ama Vicenza rispetta i suoi fiori, rispetta la città. Noi di Rete Veneta ieri abbiamo seguito le tracce del degrado e le testimonianze di chi vive e lavora in questa zona ci hanno portato a pochi passi da Ponte degli Angeli. Nella vicina Corte dei Mulini, ci viene con noi a fare un salto? Certo, come no. E allora andiamo e portiamo con noi il sindaco Francesco Rucco. Lo conduciamo in questo angolo della città che i residenti ci raccontano essere diventato un piccolo Bronx. L'altra sera c'erano 9 ragazzi sul muretto che addirittura saltavano sui cofani della macchina e la dottoressa, che è sorella di un signore che risiede nella piazzetta, ci ha raccontato l'altro giorno che suo fratello trova spesso i vomiti sui cofani. C'è ubriachi tutte le sere, americani. In prevalenza sono americani. Voi li sentite parlare in americano? Io parlo l'inglese come l'italiano, quindi sono americani, sì. Queste le testimonianze dei cittadini ieri, a cui si sono aggiunte quelle di oggi. Sì, perché quando i residenti hanno visto che noi di Rete Veneta abbiamo portato il sindaco sul posto, subito qualcuno si è rivolto direttamente a lui. Salgono sulle macchine e si mettono nel muretto. No, non esiste. Cioè, ho detto alla polizia locale che intervenga quanto prima, già da stasera, con pattugliamenti un po' più frequenti, e adesso lavoreremo anche sull'attenzione dei locali per capire che rispettino le regole, va bene? Speriamo bene, dai, grazie. I cittadini qui sperano che tutto si possa risolvere. Una signora si affaccia dalla finestra e ringrazia Rete Veneta. Insomma, dopo il nostro servizio, il sindaco oggi, venendo con noi a Corte dei Mulini, ha potuto vedere con i suoi occhi e ascoltare direttamente la voce dei cittadini. Prendo per atto delle dichiarazioni dei residenti, che vanno comunque tenute in considerazione, vanno approfondite attraverso controlli specifici. Abbiamo parlato con il comandante della base americana, abbiamo chiesto in queste ore che alcuni locali, come abbiamo già fatto per altre situazioni, vengono attenzionati e vietati ai soldati americani, perché evidentemente non si riesce a gestire da un punto di vista del degrado dell'ordine pubblico, quindi verrebbe vietato l'accesso a questi soldati che andrebbero in altre parti della città o addirittura all'interno della base. E devo dire che ho trovato anche un riscontro positivo, quindi mi aspetto misure immediate. Allora, torneremo qui a parlare con i residenti e a sentire se c'è stato effettivamente un miglioramento. Fino ad allora, sindaco, la questione non finisce qui ma continua.